Sono stati 40 i partecipanti all'iniziativa della staffetta solidale Run for Hope, che si corre in contemporanea in tutte le regioni d'Italia a favore di AIL, partita nella mattinata di oggi a Fano. Alle porte di Gimarra, infatti, la corsa ha previsto un percorso di 12 km lungo la pista ciclabile per arrivare sino alla Palla di Pomodoro sul lungomare di Pesaro. A partecipare diversi esponenti di tutte le forze dell'ordine, dai carabinieri alla polizia, vigili del fuoco, capitaneria di porto, guardia di finanza e militari del 28esimo reggimento Pavia di Pesaro. Oggi è una grande giornata per Pesaro, perché la Run for Hope finalmente si apre anche alle persone con disabilità. Quindi ognuno va al suo passo, ma partecipa a un'esperienza sportiva, e questa è la differenza. E sono particolarmente fiera di questo risultato, seppur la partecipazione oggi è un martedì e quindi abbiamo avuto poca partecipazione. Alla prossima esperienza sportiva, che sarà a maggio, avremo la possibilità, sarà di domenica, la possibilità di avere tante più persone. Ma la cosa è importantissima: ognuno va al suo passo con il mezzo che vuole. Quindi se c'è chi ha bisogno di una bicicletta a braccio, viene con la bicicletta a braccio; chi ha bisogno di una bicicletta che carichi le carrozzelle, potrà venire con quella; chi vuole andare con un bastone, verrà col bastone, ma fa comunque esperienza sportiva. E quindi sono molto contenta. Lo sport è aperto a tutti e deve essere accessibile. Quindi ci sarà sempre più cura in questa serie di esperienze che, insieme all'assessorato alle politiche sportive, che allo sport, abbiamo indicato una serie di esperienze da qui alla fine del 2024, che abbiano percorsi accessibili e che siano aperti alle persone a 360 gradi. A partecipare anche Sofia, una ragazza con disabilità a cui il colonnello Antonio Di Leonardo ha consegnato una medaglia, oltre ad aver consegnato un assegno ad AIL. All'arrivo erano presenti la mamma di Sofia assieme al questore e vari comandanti delle forze dell'ordine. È stata un'emozione grandissima e siamo molto grati a tutti quanti coloro che hanno permesso, insomma, tutto quanto quello che avete potuto, insomma, vedere, e ci auguriamo che sia l'inizio di una lunga prassi dove finalmente tutti quanti si può stare insieme, ognuno con le proprie capacità, le proprie potenzialità, perché sono certa che tutti hanno qualcosa da donare all'altro, ognuno a modo suo. Quindi cosa c'è di più bello di una cosa come questa, dove veramente l'inclusione l'abbiamo potuta tastare con mano, e dove le persone che ci proteggono tutti i giorni, perché c'erano tutte le forze militari della nostra nazione, dai vigili del fuoco, i militari, i carabinieri, la polizia, e chiedo scusa se me ne dimentico qualcuna, ma è stato veramente di un'emozione infinita anche il riferimento a tutto questo. Grazie mille a tutti e vi aspettiamo per le prossime, insomma, corse. La prossima sarà con la Croce Rossa il prossimo mese, il 12 di maggio, quindi vi aspettiamo per correre tutti quanti insieme a noi.